Bene, eccoci qua, mister, un 1-1 che vi sta bene o vi penalizza un po' per ciò che avete espresso in campo? Lo ritiene giusto come risultato? Beh, se guardiamo le occasioni forse anche giusto, perché alla fine un tiro loro, cioè un tiro nostro e un tiro maldestro loro che è poi diventato pericolosissimo. Però comunque penso che abbiamo fatto una discreta gara e potevamo forse anche portarla a casa se non facevamo, se non avevamo quell'infortunio nel gol loro. Il punto incassato oggi in prospettiva del vostro campionato è più in ottica playoff o tranquillità dei playout? Ma in questo momento noi dobbiamo uscire da una situazione difficile, abbiamo fatto una sequenza di gare abbastanza non buone. Dal punto di vista del risultato in particolare, oggi qualcosa di meglio, speravo il risultato completo a quel punto, perché ho visto che la squadra mia stava controllando abbastanza bene la partita, dopo l'infortunio ha determinato molto, poi nel secondo tempo il forcing non siamo riusciti a creare poi l'occasione importantissima per fare il secondo gol. Sì, Lovi, visto stasera, è sembrato bello pimpante anche da un punto di vista fisico, sì. Perciò come finale di campionato fisicamente siete a posto, insomma, basta entrare un po' forse più mentalmente? È un po' il problema nostro, è un po' mentale, perché come a livello di condizione fisica siamo messi bene, la squadra è viva, si allena bene, quindi non vedo grossi problemi. Il problema sta alla fine che, come sempre, il risultato determina tranquillità o difficoltà. Bene. In questo momento dobbiamo trovare un po' di tranquillità. Bene, grazie mister. Prego, arrivederci.